Uè, Gino, Gino! Dove sei, Gino? C'è una cosa importante da fare, eh? Dobbiamo andare a Padova! Beh, non sarà mica così complicato, eh? Arrivare in città, vai in stazione, prendi il treno, è fatta, è facile! Sì, molto facile! Peccato che noi siamo burattini! Hai pensato a come spiegarla al controllore? Non penso proprio esista una tariffa per burattini non accompagnati! Insomma, Gino, è importante arrivare a Padova, eh? Spiegami un po', perché tutto questo prurito di andare Dobbiamo andare? Perché dobbiamo andare a trovare Giada. a Padova? Giada? Quella Giada? Capelli rossi, occhiali sempre sorridente? Ma quella Giada ormai sarà ormai maggiorenne! Cosa ne feri fa della visita di due burattini? Mica una bambina! Non ha 18 anni, eh? Ne ha solo 13. Appunto! Ha 13 anni e ha altri interessi! Fammi indovinare! È stato che a dirti di correre a Padova! Sempre lui! Sempre il solito! Prima la scuola e ora anche questa! Ormai Giada è grande! Ma no, ti dico, possiamo fare la differenza, eh? In terapia intensiva nessuno può entrare, ma noi sì. E comunque è deciso, io Il treno vado. Freccia Guarda, Bianca sta arrivando proprio il 97:49 treno! di Trenitalia per Padova delle Che ore fai, Gino? Mi aspetti tu? 20:05 è in Ma partenza dal prendi vento! binario Sappiamo benissimo 11. che senza di me non Ferma a te la puoi Brescia, cavare! Peschiera del Garda, Verona Porta Nuova. Guarda, Gino, guarda, ci sono due posti liberi, sediamoci subito, eh! Gentil onore! Un controllore burattino? Ma non si è mai vista prima! Senta, senta! Non ci vedo niente di strano, no? Secondo la nuova legge, anche i burattini possono fare il nostro onore. Sì, certo, eh. Ecco qua il biglietto, tenga, andiamo a Padova. Ok, andate a Padova, bella città Padova. L'erba del prato della valle è la più pregiata che abbia mai brucato. Peccato che questo treno vada a Torino. Torino! Alfredo! Cosa hai combinato? Ma insomma, dobbiamo scendere subito! Sì, siete ancora in tempo. Potete scendere a Verona e prenderlo, Sì, ce l'ha fatto, scendiamo in giro, presto, guarda, siamo appena arrivati, andiamo! Uè, guarda Gino, un vero Bar Veneto! Manfredo! Da cosa capisci che è un vero Bar Veneto? I bar sono bar in tutta Italia! Dai Gino, fermiamoci a bere qualcosa, tanto Giada mica scappa, eh! Va bene! Dunque, un bianco per me e una spuma per il boccia! Anche il gatto boccia? Io non sono un boccia, però va bene, vada per la spuma! Ecco qua, Putei! Un bianco e una spuma! Buon aperitivo! Grazie, grazie! Grazie! Gino, dai, dobbiamo andare! Idea fare una sosta e sai cosa ti dico? Beati coloro che si sbronzano tra Peccato che io ho solo bevuto spuma, ma insomma, dai Gino, rimettiti in sesto, che dobbiamo andare a trovare Giada! sì, certo. Giuda, Gada, Gina. Giada, insomma, la nostra amica, andiamo presto! Finalmente! Ce l'abbiamo fatta, Gino, guarda, siamo arrivati! Forza, dobbiamo trovare Giada! Già, facile! Per te che non hai i postumi! Come facciamo a trovarla? Chiediamo a quella infermiera pecora, mi scusi, mi sa dire dove trovare Giada, eh? No, no, non lei! Potrebbe essere lei, ma non sapevamo, noi sapevamo che era qui per un altro motivo.
Ma no, vi dico che qui per quella sera ho mangiato troppi marshmallow. Alla stanza 113, quella con il mostro. Con il mostro? Ma ho sentito bene o ancora i postumi? Uè, uè, andiamo, Gino, andiamo, forte, che siamo arrivati, l'abbiamo trovata. Uè, eccola, eccola. Ciao Giada, finalmente siamo arrivati. È stato un viaggio lungo, ma ti portiamo i saluti e gli abbracci di tutti quanti, di tutti quelli che conosci. Que- amici! Scout! Professori! E per fortuna che non sono finiti sequestrati nell'armadio! Lupetti! Compagni di classe! E sì, insomma, proprio tutti quelli che ti pensano e ti vogliono bene. Siamo tutti con te, Giada, eh? Ti vogliamo bene e non vediamo l'ora di riabbracciarti. Ciao Giada! Ciao Giada! E all'improvviso un tuono di verità, che per capire serve il tempo che ci va. Io tifo per te, io tifo per te. E via stanotte che siamo già in due, è un muro dipinto di noi, uno più uno non solo fa due, fa che andiamo avanti, fa che siamo in tanti. Sorriso muto degli alleati, io tifo per te, io tifo per te. E viva stanotte che siamo già in due, è un muro dipinto di e guardare avanti, ora siamo in tanti. Si sfidano le bombe e i carri armati, con il sorriso grande degli alleati, io tifo per te, io tifo per te. E viva stanotte che siamo già in due, è un muro dipinto di noi, uno più uno non solo fa due, fa che siamo in tanti. Ora siamo.